Fano ottiene anche in questo 2020 l'importante riconoscimento della bandiera blu e lo fa grazie agli investimenti che l'amministrazione comunale insieme ad ASET hanno realizzato proprio nel lungomare fanese. Quest'anno è tutto il lungomare della Sassonia ad ottenere l'importante vessillo grazie agli investimenti degli incolmatori, degli scolmatori che l'amministrazione comunale ha realizzato. Ulteriori lavori stanno procedendo nel lungomare come la vasca di prima pioggia dell'Arzilla o come altri lavori che determineranno anche nei prossimi anni un'ulteriore qualità e un ulteriore accrescimento di questa opportunità importante che la bandiera blu dà a livello turistico. Per questo devo ringraziare veramente l'ufficio turismo e tutti gli operatori balneari e del ricettivo perché si stanno spendendo anche in una serie di servizi e una serie di informazioni al turista per rendere possibile la realizzazione di questo vessillo e ovviamente l'ufficio ambiente e l'assessore Mascarin per un importante lavoro di monitoraggio della qualità delle acque molto puntuale che ci porta ad ottenere tutti gli anni questo grande risultato. La città di Fano vede oggi la presenza del vessillo della bandiera blu e tanti altri investimenti stiamo realizzando affinché tutto il litorale sia compreso da questo importante vessillo e da questo riconoscimento internazionale.